Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video gameplay di Lifeline Forum. Oggi comincerò una nuova serie su Sniper Elite V2. Vediamo l'intro. Ok, giocatore singolo. Aspettate. Ok, allora, questo è un bel gioco, molto bello in grafica e molto bello in azione, queste cose qui. Allora, cominciamo subito. Se vi piace questo let's play, io lo continuerò e basta fare mi piace, basta mettere mi piace. Giocatore singolo, ok. Nuova partita. Già ho cominciato una cosa tanto per vedere. Metto cadetto. Poi dopo alla fine metterò Markschmann e poi Sniper Elite. Cadetto, ok. La macchina da guerra di Hitler, un tempo imbattibile, si stava ritirando. Gli alleati a ovest e i russi ad est stavano schiacciando in una specie di morsa quel che restava del disastrato Reich. Le armi erano l'ultima speranza dei tedeschi. Il razzo V2, un incredibile salto in avanti nella storia della tecnologia militare, era un'arma che annunciava una nuova forma di guerra. Impressionante, più veloce del suono, colpiva senza preavviso. I nazisti lanciarono 3.000 missili in un ultimo tentativo di cambiare la storia. Bombardando Anversa, Parigi e Londra. Dopo lo sbarco degli alleati, i siti di lancio furono invasi e l'Inghilterra venne messa fuori gittata. Ma gli alleati guardavano già al futuro, alla prossima guerra. Gli americani stavano raccogliendo i migliori esperti di missili nell'operazione segreta Overcast. Molti dei progettisti del programma V2 erano stati già arruolati, ma non tutti. Con Berlino circondata, le ultime difese tedesche cedevano blocco dopo blocco e a pochi giorni dalla sconfitta totale, questi scienziati in città sarebbero finiti subito in mani russe. Dovevo fare in modo che ciò non succedesse. Ok, questa era l'intro. Il maggiore Hans von Heisenberg stava trattando segretamente per trasportare al sicuro la sua squadra. 5 dei migliori uomini del programma V2. Stava per incontrare il suo consigliere russo alla porta di Brandeburgo. Era la mia occasione per eliminarlo prima che potesse siglare l'accordo. Ero preparato, concentrato, sicuro. Non sapevo ancora che questa missione sarebbe diventata la più difficile di sempre. Allora ragazzi, io vi avverto che questo è il tutorial, come se fosse un tutorial, vedete? Vedete? Si deve fare quello che ti dice, se no non ti fa proseguire. Abbasso un attimo gli effetti sonori altrimenti. Maiuscolo sinistro per corsa, ok. Queste sono le armi iniziali. Thompson, la mitragliatrice, la pistola e il cecchino. Molto bello. Lo Springfield. Ok, passiamo avanti. Mettere una mina. Ok, mina di inciampo. F e F lì. Ok. Poi accovacciarsi. Quei cretini poi lì non se ne accorgono che ovviamente io sono lì e non mi vedono. Ancora devo capire perché, vabbè. Ora deine Frau aus Berlin rausgekommen? Okay. Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Pietra. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles.
wenn ich daran denke. Was war das? Feind gesichtet! Oh cavolo. Scusate ragazzi, ho sbagliato. Non vedete la mia nabbaggine. Cominciamo a prendere la mia e la pietra. Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Was war das? Eccolo lì che se ne va. Il babbeo. Ok ragazzi, abbiamo fatto questa parte. Ora cosa dobbiamo fare? Ci premuto, stai prono. Come avete visto in questa parte io non farò quasi niente di telecronaca, però ok, usa la copertura. E la peppina. Seleziona la pistola e uia. Prendi in testa così. Colpa la testa. Benissimo. Cosa devo fare? Uso una mina. Una mina di terra per trasformare un cadavere in una trappola. Ok, mina di terra. Eccola qui. Usa oggetto. Ora devo andare lì. Salto atletico. Ah, un'altra intro. Vabbè, proseguo della storia. Non è un intro, vabbè. Von Heisenberg arrivò puntuale e senza nascondere la sua brutta faccia. Così come il suo contatto russo. Il campo era sgombro. Una leggera pressione sul grilletto e per il maggiore era finita. Dovevo solo scegliere il momento giusto. La piazza era ben coperta, quindi non c'era nulla di cui preoccuparsi. Ho trattenuto il respiro per migliorare la mira. E poi... fuoco. Oh cazzo. Mamma mia. Bam. L'ho preso in pieno. Faccio schifo. Nel cuore, bellissimo. Esci, bastardo. Spara vuoto per farli spaventare. Però ma dov'è l'altro? Oh, ma non muore. Ah, ecco qui. Gli rompe il femore. Grande. Che cretino. Wow.
dove sono gli altri. Io non ne vedo più, raga. Non ne vedo più. Ah, devo andare via. Ah ah. Etino. Vado per di qui. Carro armato. Cosa faccio? Devo andare qui, sicuro. Perché c'è la freccetta. Vai, corri. Cos'è? Cecchino, eccolo lì, lo vedo. Farà una brutta fine. Devo prendere munizioni, raga. MP4, bellissimo. P40, vabbè. Qui è morto. Oh, ma chi è? Un cecchino. Cacchio, un cecchino. Era un cecchino. Un colpo, ragazzi. No, non ce la posso fare. Lo prende. Pam, in testa. Eccolo lì, eccolo lì. In pieno. Che cretino. Un colpo. Grande. In pieno. Nella vena femorale.
chi è che mi spara? Ah, eccolo lì. Ti ho visto. No, è morto. Ma è da dietro. Donde vado? Von Heisenberg era morto. Ero entrato in azione. I russi e i tedeschi lo avrebbero saputo. Ancora quattro. Questa è la prima missione. Quindi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace e iscrivetevi. Continuerò a fare questa serie con almeno un mi piace, oppure in un commento che voi scrivete che vi piace. Per questo è tutto. Per oggi è tutto, voglio dire. Arrivederci.